con un cognome importante, un cognome pesante, è un'ansia veramente terribile, ma ha già dimostrato nella tappa di Bagnara qual è il suo DNA, ed è a scacchi! Oh.
Francesco Scaramuzzino, di nuovo sul podio allo slalom di Cellara. Beh, stai cominciando a prendere gusto? Piano piano, piano piano, prendiamo gusto. Dobbiamo conoscere la macchina. Ricordiamo che corri con una macchina non tua ancora. No, mia. Dobbiamo conoscere i percorsi, tante cose. Lo zio mi sta imparando pure. Carmelo. Piano piano ci mettiamo. La prima gara un uccellino mi ha detto che la notte non hai dormito. Bene. Ma poi la seconda. Bene, inutile che ti dico aspirazione, sei sul terzo gradino del podio, è ovvio che aspiri al secondo o al primo, non facciamo previsioni. Piano piano, però andiamo avanti e miglioriamo. Ringrazio Arcangelo Modaffi, mio padre, la mia famiglia, i miei ragazzi. Bene, grazie. Questa vittoria gliela dedico a mio nonno Francesco. Grande Francesco Scaramuzzino, grazie. Grazie a te. Allora, c'è un'altra cosa carina che... gli organizzatori hanno deciso di fare. Quest'anno abbiamo più di un pilota esordiente, ne abbiamo, non lo so, 3, 4, 5, stanno sempre aumentando. Bene, è stato deciso di premiare il miglior pilota esordiente dello slalom di Cellara. L'esordiente che è arrivato più alto in classifica è Francesco Scaramuzzino. Francesco Scaramuzzino, mi ricordo il nonno, però abbiamo un altro Scaramuzzino. Io il premio te lo vorrei dare io, però a mio parere Carmelo Scaramuzzino, vieni tu, dai! Due grandi cognomi, due grandi nomi, un grande cognome allo slalom di Cellara. Per chi non lo ricordasse, Carmelo Scaramuzzino all'uscita del tornante dopo l'arrivo con un Formula 3000, un anno l'ho visto di traverso cambiare due marce. Lui è Carmelo Scaramuzzino e questo è il futuro Francesco Scaramuzzino. Grazie a voi. Passiamo all'RS 1006. Abbiamo chiamato Francesco Scaramuzzino, terzo classificato, alla sua seconda gara. Secondo classificato su vettura gemella 106 16 valvole, chiamiamo Giuseppe Modafferi. Poi, tanto è un abitué, è inutile che ci domandiamo chi ha fatto il primo posto, l'ex campione italiano di categoria RS Rocco Porcaro. Allora, no, aspettate, ho capito che Crocco era ringiovanito. Rocco Porcaro, veramente sei cambiato, ma in peggio. Che è successo? Che è successo? Ninni Fossato! Vabbè. Grazie, RS 1006.